una cosa come quella di oggi non è mai capitata in sala del tricolore. Io uno schifo così in 10 anni non l'ho mai visto. Un buttare le istituzioni veramente nel water e tirare l'acqua, come ha fatto il sindaco Vecchi appena rieletto con quest'altro fantastico capogruppo Gianluca Cantergiani, che non ha ascoltato il primo gruppo di opposizione, siamo noi con 6 consiglieri, ma ha eletto di nuovo Bassi, Claudio, monogruppo Forza Italia, con l'appoggio dei 5 Stelle e oltre 10 voti del PD, e una roba del genere non l'ho mai vista fare. Quello, il vicepresidente vicario è un incarico che va alle opposizioni, va al partito più grande delle opposizioni, in questo caso è andato con i voti del PD a chi voleva il PD. Questo è inaccettabile, non si è mai visto. Noi siamo usciti perché abbiamo visto uno schifo veramente lì dentro che non si è mai visto, e allora abbiamo deciso di uscire, non parteciperemo più alla seduta di oggi, dove non si faranno più delle votazioni importanti, come neanche quella di domani, se quei 4 gatti rimasti lì dentro dovessero continuare a votare, a fare qualcosa nella giornata di domani. E ci hanno fatto capire comunque qual è la loro democrazia, cioè fregarsene di qualsiasi prassi e correttezza con le opposizioni. Anzi, ci stupiamo dei 5 Stelle reggiani e di Forza Italia che accettano questo giochetto della loro Bertelli, neanche più di tanto ci stupiamo, ma diciamo che si sono coalizzati con il PD per fare questo gravissimo gesto. Da ora in poi sarà opposizione veramente dura, non soltanto nei metodi ma anche di principio, perché questa gente non merita di governare, non lo meritava, non lo merita neanche oggi ancora di più.